Anzitutto ce la fai, complimenti alla Juve che continua a giocare come giocava con me. Gli manco! Gli manco! Ho letto che i tifosi si sono incazzati per come gioca la squadra. Ma i tifosi non rompessero i coglioni. Ma sono stato stupito positivamente da Llorente perché, oltre ad essere un grande giocatore, è anche un grande cuoco. Soprattutto quando andiamo in trasferta, può essere molto utile alla squadra, ma anche all'allenatore. Scarica l'app di OneFootball. Beh, è stata sicuramente una partita faticosa sotto tutti i punti. Scusate, scusate, non ce la faccio a dire queste cazzate perché abbiamo faticato di più con Cagliari Udinese, voglio dire. Se continua così il Milan, il prossimo anno gioca contro la Virtus Entella, il Cittadella, il Venezia. Comunque è stata una partita difficile, molto contento della risposta di Lukaku, che si era un po' arrabbiato perché se non Lukaku poi si dispera, quindi va coccolato e va viziato, ecco. Ieri abbiamo visto tante trame di gioco, tanta garra, tanto calcio, tanto calcio. E quando il calcio la fa da padrona, quando il calcio è protagonista, scendono direttamente gli dèi e iniziano a parlare con i calciatori perché vogliono capirne i colpi di classe, vogliono capirne la tecnica. E quando c'è questo dialogo, nasce qualcosa che trascende e che diventa calcio supremo. Ecco, la Serie A cilena ieri ci ha detto questo ed altro. E io mi sono divertito tantissimo a vederla, a commentarla, a farla. Per piacere, potete smettere di far parlare a Dani. Allora, se non vengo più.